Buongiorno a tutti ragazzi, nel video di oggi vi voglio parlare del gold che sta facendo nuovi massimi storici assoluti, ma non solo, abbiamo anche il silver da prendere in dovuta considerazione. Allora, cerchiamo di fare una piccola analisi sia di quello che sta succedendo sui prezzi, sia su quello che sta succedendo sul quadro intermarket, per cercare di capire al meglio qual è la situazione. Allora, quello che stiamo vedendo sul gold è il gold oggi si trova in questa area qua di prezzo. È un'area in cui sta facendo un triplo massimo, dopo magari ve lo ingrandisco meglio, però prima vi lascio questo grafico per permettervi di capire meglio la similitudine con il silver. E probabilmente ci appresteremo a salire su, ancora più su. Quello che è interessante vedere qua è la correlazione con il silver. Il silver è rimasto più indietro rispetto al gold, però sta facendo lo stesso tipo di movimento. Questo ci racconta che cosa? Che probabilmente il gold raggiungerà dei nuovi massimi storici assoluti prima del silver, a un certo punto si fermerà e il silver con buona probabilità lo andrà a raggiungere. Il vantaggio di vedere chi sta facendo, cosa sta facendo quello che sta davanti è un grande vantaggio perché se io vado a comprarmi il silver sono abbastanza sereno che possa fare un movimento analogo a quello del gold e quindi diciamo capisco quando poi il gold si fermerà e capisco quindi quanto ancora potenzialità ho per il silver. Io personalmente ho sia il gold che il silver, quindi sono abbastanza contento, però in generale ve lo do come spunto di riflessione perché poi nella parte finale solitamente il silver tende a essere più volatile, tende ad avere più movimento, essere più brusco nelle sue dinamiche. Quindi secondo me è una situazione parecchio interessante. Parecchio interessante anche come noi andiamo a comprare questo tipo di prodotti. Questo tipo di prodotti si può comprare comprando l'ETF che replica il sottostante, Winsnode 3 per esempio è una società che ne tratta parecchio, oppure comprare i miners che ne fanno parte. Recentemente i miners sono rimasti leggermente indietro, anche questa potrebbe essere un'opzione che io per esempio seguo in particolar modo con il silver perché il silver è rimasto indietro rispetto al gold e perché i miners sono rimasti indietro rispetto al silver come sottostante. Quindi se tutto questo funziona, tecnicamente i miners dovrebbero recuperare poi velocemente. Perché sono rimasti più indietro? Sono rimasti più indietro perché c'è bisogno affinché le società guadagnino che il silver rimanga alto per un po' di tempo, cioè non basta che il prezzo vada su e torni giù, hanno bisogno che il silver in maniera continuativa rimanga con dei prezzi alti. In realtà il prezzo è stato molto scattoso e quindi diciamo che loro non hanno fatto in tempo a fare quei profitti, per cui poi si viene ad avere un price earning più interessante e quindi poi le valorizzazioni vengono a salire. Mentre per il gold, che ha prezzi più alti da molto tempo, la situazione è leggermente diversa. Però anche per il gold i miners sono rimasti leggermente indietro. Però i miners del gold sono rimasti meno indietro rispetto ai miner del silver, giusto per dare un po' una proporzione. In generale, diciamo che il gold, sia come sottostante che come miners, è più avanti, il silver è più indietro, però la direzione è verso il cielo. Dove questi andranno ad andare non lo sappiamo perché, perché qua quando andiamo in un territorio cosiddetto uncharted, cioè non abbiamo visto prima i movimenti in quest'area qua, l'analisi tecnica perde la sua funzionalità, perché l'analisi tecnica analizza come si muove il prezzo in relazione a quello che è successo anche nel passato, no? Quindi qui non abbiamo volumi, non abbiamo dinamiche, sappiamo semplicemente che si va e si sale. Passiamo invece a un quadro intermarket, perché questo fenomeno? Per esempio, nella giornata di ieri abbiamo avuto i rendimenti a lunga scadenza americani, perché si parla prevalentemente di quelli americani che stavano salendo e il gold che stava salendo. Ma perché questo? Perché solitamente il gold non è favorito da una salita. In più avevamo anche il rafforzamento del dollaro. Quindi tutte tematiche che non vanno a braccetto. Ma qual è il punto? Il punto è che dopo quello che è successo con Trump, quindi con l'attentato di Trump, si dà praticamente al 90% scontato che Trump vincerà e quindi bisogna andare a vedere quali sono le politiche fiscali di Trump. Le politiche fiscali di Trump sono delle politiche che favoriscono molto il deficit, quindi deficit pubblico, nuovi investimenti, riduzione delle tasse e quindi più debito. Quindi cosa succede? Che da una parte è normale che ci siano i rendimenti a lunga scadenza perché gli investitori dicono che con tutto questo debito inevitabilmente i rendimenti dovranno salire. Dall'altra parte dicono, ok, ma quindi cosa faccio? Cosa vado a comprare? Quindi il problema è secondo me, un po' della non sostenibilità in termini di value del debito, e quindi gli investitori, nonostante tutto, dicono: cosa facciamo? Andiamo a comprarci il gold, che comunque consideriamo un bene rifugio, andiamo a comprare il silver, che in parte viene rifugio e in parte viene anche utilizzato dalle energie green, quindi top, no? Quindi vanno a comprare gold, silver e non solo, sono andati a comprare anche molti altri materiali industriali, ma in questo momento specifico, particolar modo, vanno a comprare il gold e il silver. Gli altri li hanno comprati adesso un po' meno perché c'è la Cina che di nuovo è sempre un po' in difficoltà. Quindi il focus oggi è gold e silver e il motivo è questo, che
la prospettiva di un alto debito che verrà ulteriormente ampliato da parte di Trump rende meno sicuro o comunque necessita che i rendimenti dei bond devono salire di prezzi più elevati, soprattutto quelle a scadenza lunga, e quindi io nel frattempo mi vado a comprare gold e silver. Quindi secondo me sono due situazioni interessanti che possono lavorare e che possono funzionare bene e che possono secondo me a questo punto far bene fino alla fine dell'anno. Quindi quello che farò io a livello personale, a parte che non succeda qualcosa di incredibile, me le tengo fino alla fine dell'anno e poi andiamo a vedere. Tenuto conto che il silver stiamo già facendo performance intorno a 30 punti percentuali, quindi non è poco, però bisogna lasciare andare perché le potenzialità di crescita sono molto più elevate rispetto a quelle di una discesa. Poi crociamo le dita perché noi siamo dentro un trend e non sappiamo fin dove arriverà. Abbiamo una ragionevole certezza che possa salire, quindi lasciamo correre e se siamo fortunati facciamo performance molto 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 interessanti. Spero che anche questo video vi sia piaciuto. Dubbi, domande, mettetemi nei commenti, se no anche solo un grande abbraccio va bene lo stesso. Un abbraccio. Ciao a tutti!